Dante ha trattato in tutte le sue opere, sommamente nella commedia, ho scelto di trattare questo tema, il rapporto discepolo-maestro, e soprattutto per due motivi di fondo. Il primo perché fino ad ora non era stato analizzato nelle sue componenti psicologiche e pedagogiche, almeno a sufficienza per quello che io posso giudicare. E la seconda perché Roberto Zamperini, che in onore in memoria del quale questo convegno è stato organizzato, era oltre che un ricercatore e uno scrittore, anche un maestro con molti devoti discepoli. Dunque, nella mia relazione intendo mettere a fuoco come il rapporto discepolo-maestro, nella fattispecie maestro Virgilio e discepolo Dante, si articoli su tre assi fondamentali, corrispondenti a tre condizioni che improntano questo rapporto nel suo snodarsi progressivo. Prima condizione è che l'allievo senta la necessità di affidarsi ad un maestro. La seconda condizione è che fra i due vi sia una piena sintonia di intenti in relazione agli obiettivi. E la terza condizione è che ci sia simpatia fra i due, e soprattutto simpatia nel senso di una corrispondenza affettiva legata ad una comune sensibilità intesa appunto come compartecipazione affettiva. Ed è proprio questo amore a configurare il rapporto ed essere fra i due, ed essere una delle dominanti della commedia. Ma poiché discepolo e maestro sono o sono stati esseri umani, quindi per questo non infallibili, perché il rapporto rimanga equilibrato, è necessario che il maestro sia sempre psichicamente più forte dell'allievo, governando le debolezze del carattere che per affinità sono le stesse debolezze dell'allievo, pena l'esaltazione delle stesse e la perdita di credibilità da parte del discepolo. E questo è il compito che spetta a coloro che si propongono come guide rispetto a degli allievi, e che Dante non solo lui evidenzierà costantemente. Faccio un rapido cenno, per esempio Miguel de Cervantes, nella sua sublime opera Il Don Chisciotte della Mancia, presenta analoga situazione nel rapporto fra Sancho e Don Chisciotte. Nell'esordio dell'opera, infatti, Dante presenta se stesso in uno stato di enorme fragilità psichica e di non minore confusione mentale, rivelate intanto dal linguaggio volutamente, naturalmente volutamente confuso, approssimativo, no? Che nei primi canti dell'opera egli ci presenta, e simboleggiate dalla selva oscura, nella quale viene a trovarsi, non sa dir come, da quando ha abbandonato la via della verità. Andando così incontro ad uno stato di paura e di angoscia tali da voler procedere da solo verso il recupero della verità, ciò che è simboleggiato dai raggi del sole che investono la cima del colle verso il quale si dirige per raggiungerla e per liberarsi rapidamente appunto da questo stato di angoscia. Ma gli si parla davanti tre fiere che gli impediscono l'ascesa facendolo precipitare in basso e che altro non sono che la proiezione esterna della propria dimensione psichica, cioè delle proprie latenze viziose, i sette vizi capitali, che più o meno intensamente egli ha coltivato e che hanno come comune denominatore la superbia. La superbia, infatti, è mancanza di senso del limite, ciò che connota appunto tutti i vizi. E superbia naturalmente porta superficialità, faciloneria, e in questo caso la convinzione di poter raggiungere da solo la cima del colle, senza, nello stato di oscurità psichica nel quale si trova. È a questo punto che compare un'ombra, cui Dante chiede disperatamente aiuto, e che dagli elementi identificativi che fornisce viene riconosciuto in Virgilio, al quale, per ottenere l'aiuto del quale, l'aiuto dall'attacco della lupa, che è la terza fiera che gli si presenta e che è il simbolo dei vizi di incontinenza, chiede che gli valgano il lungo studio e il grande amore che gli hanno fatto cercare, quindi indagare profonditamente,
il suo volume, cioè la sua opera. E aggiunge che lui è stato il suo maestro, il suo autore, quindi il suo maestro di poesia per eccellenza. Dunque, quest'ombra, che era già stata un uomo, Dante l'aveva già scelta come guida e come maestro. Infatti, l'opera di Virgilio è classica, cioè di poesia filosofico-morale, dunque non destinata al puro diletto, ma all'educazione del lettore tramite il diletto, così come quella di Dante. E non mi posso dilungare, però Virgilio aveva coltivato tutta la vita della filosofia, prima quella epicurea, poi quella pitagorica e quella stoica, avendo come obiettivo costante la sapienza. Perciò la sua poesia non poteva che essere informata a questi aspetti, insomma, della sua cultura e della sua volontà. Poesia classica, appunto. Non per nulla Dante lo identificherà con la ragione. E si offre dunque di aiutarlo per condurlo nei primi due regni, inferno e purgatorio. Dopo un primo entusiasmo per sentirsi liberato da dal terrore, insomma, dall'incubo della morte psichica, Dante è preso dalla paura di non essere in grado di reggere la visione di ciò che gli si presenterà e, accampando argomenti pretestuosi, cerca di sottrarsi. Ma Virgilio lo smaschera subito dicendo che, se ha ben capito, l'animo suo è offeso da viltà, e per rinfocolare il primo proposito gli racconta, gli riferisce che un'anima del paradiso, che poi verrà a qualificarsi come Beatrice, mossa a pietà dallo stato di smarrimento del suo amico, gli ha chiesto di aiutarlo, aggiungendo che quando sarà dinanzi a Dio poi si loderà sovente di lui. A questo punto Dante non esita più e riconosce come unico il volere di entrambi, definendo Virgilio duca, signore e maestro. Ora sono dunque assolte le condizioni necessarie perché il rapporto di discepolo-maestro sia producente, e cioè il riconoscimento da parte del discepolo della necessità di una guida, di affidarsi quindi a una guida, tu duca, gli dice, alla cui volontà subordinarsi tu signore e ai cui insegnamenti affidarsi tu maestro. In comunanza di intenti, un sol volere d'ambedue, dice, no? Un maestro cui ha già dichiarato grande amore e che per la reciprocità dei sentimenti ricambia accettando di mettere a dura prova la propria sensibilità nella visione delle strazianti sofferenze altrui che dovrà mostrare al discepolo al fine della sua evoluzione, per le quali dovrà soffocare l'emotività, indurendo il cuore, per non presentare il proprio turbamento al discepolo, all'allievo, che potrebbe essere così disorientato e sopraffatto dall'emotività e quindi impedito nel cammino della conoscenza. Giunti al primo cerchio, accorgendosi Dante che Virgilio, che gli annuncia che adesso stanno per scendere in inferno e che lui lo precederà, è tutto smorto in naso e, scambiando per paura la causa del suo pallore, subito vorrebbe ritirarsi. Ma la sua guida gli precisa che è l'angoscia degli spiriti che andrà a vedere in inferno, che gli dipinge in volto quella pietà, dice, che tu per tema senti, che tu scambi per timore. Quindi già siamo avvertiti del fatto che Virgilio è terribilmente preoccupato della sofferenza che andrà a vedere, essendo estremamente sensibile, perché la sensibilità è la componente fondamentale dell'intelligenza, quindi quanto più un intelligente, tanto più è sensibile. Immaginiamo poi come dovesse essere Dante, che ha un'intelligenza così, così elevata da non essere, a mio giudizio, stata uguagliata da nessuno in nessun campo dell'arte. Quindi, giunti al primo cerchio, appunto, c'è questa situazione. E allora la condizione per poter procedere e così assolvere al gravoso compito che si è assunto con Beatrice, di guida e di maestro nei confronti di Dante, appunto data la sua sensibilità, è quella di indurire il cuore. Per i limiti è una condizione non necessaria, ma per i limiti dell'umano che Virgilio ha ancora. Infatti, quando si presenta a Dante e Dante gli chiede se è un'ombra o una persona in carne e ossa, dice: non omo, omo già fui, non dice sono un angelo, sono uno spirito. Ancora si sente ancora legato ai limiti dell'umano, no? Quindi tutto questo, non avendoli superati, comporta che gli indurisca il cuore per poter affrontare quanto andrà a vedere e quanto mostrerà all'allievo.
E quindi che si è indotto a soffocare l'emotività anziché sublimarla. Tutto questo comporta per lui un dispendio di energie che ha come conseguenza l'indebolimento psichico e la difficoltà perciò a governare le proprie latenze negative, che per l'affinità che ha col discepolo sono le stesse del discepolo, nella fattispecie l'ira. Infatti, quando Virgilio e Dante si trovano ad attraversare sulla barca di Plegias la zona della palude Stigia, deputata ad accogliere acidiosi ed irosi nel suo fango, quindi che una zona da cui promanano energie di ira, perché l'acidia è un'ira implosiva, l'ira è esplosiva, ma sempre di ira si tratta. Dunque, ed uno spirito diroso, Filippo Argenti, chiede a Dante chi egli sia che viene prima della morte. La risposta di Dante è, oltre che elusiva della domanda, estremamente offensiva e provocatoria. Gli dice: si vegno o non rimango? Ma tu chi sei che si sei fatto brutto? È orrendo nei confronti. E l'altro gli risponde: vedi che sono io che piango, quindi abbi pietà di me. E questo perché? Perché Dante ora respira l'aura, questo avviene in tutte le zone che attraversa l'inferno, qui siamo nella palude Stigia, quindi respira l'aura della negativa, dell'ambiente che appunto è informato ad ira, cui non fa schermo in quanto il suo maestro, che è altrettanto iroso, gli ha offerto e gli offre un modello in cui l'ira non è un vizio. Infatti il disprezzo e l'impietosità, che sono segni di chiusura di cuore, che Dante dimostra nei confronti dello spirito, che tuttavia non accetta la provocazione, stende entrambe le mani verso la barca, evidentemente per salirvi sopra e sottrarsi così parzialmente almeno l'emanazione di ira che egli vuol superare, perché adesso non ho tempo per approfondirlo, ma anche l'inferno come il purgatorio è zona di transito, quindi. Volevo solo intervenire un secondo, Prego. sottolineando che anche Zamperini aveva a riguardo dell'ira delle identiche definizioni, Definizione in tempo energia, di in energia, termini di certo. energia, in termini di. Ira, Sì. Non è Non è un peccato l'ira, secondo Zamperini, è uno sfogo, quindi come diceva prima, è una cosa esplosiva, non è implosiva, è una cosa che è da fuori, che Sì, scarica. però invece l'ira, francamente, io concordo con la definizione, con la presentazione dantesca. L'ira è parliamo di ira mala, naturalmente, cioè di ira mala, è iroso, è un provocatore perché naturalmente ha una tensione interna che deve in qualche modo sfogare. Sarebbe meglio che non l'avesse, quindi che se ne liberasse Quello prima. sarebbe meglio, sì, Su questo siamo tutti d'accordo. Però nel momento in cui ce l'ha, l'iroso tende alla vendetta. Adesso purtroppo devo tagliare, ma comunque in 17 di Purgatorio, quando Virgilio presenta Dante e tutti i tipi di vizi, dice dell'ira, dell'iroso, sì che si fa della vendetta ghiotto, quindi non è propriamente nobile, però. No. Teniamo presente che i vizi successivi all'ira nella scala appunto dei sette vizi capitali, che sono invidia e superbia, sono tutte degenerazioni dell'ira e quindi quanto di peggio, e sono tutti all'interno della città di Ditte, dove si sono, diciamo così, accolti i dannati che hanno realizzato vizi di testa, perché in quei vizi si progetta il male del prossimo. Quindi si trovano acidia, ira fredda, invidia e superbia. Grazie dell'intervento, mi ha consentito di chiarire questo aspetto. Dunque, per tornare qua, dunque, allora, e infatti chi legge questo canto, che è il canto settimo, il canto ottavo, scusate, rimane malissimo, ma Dante lo fa appositamente, nel vedere la reazione nei confronti di Filippo Argenti, che era stata una carogna, certo, in vita, ma che qua vorrebbe liberarsi da questa dimensione, e invece gli viene rinfacciato, viene maltrattato, sbeffeggiato. Insomma, è orribile, ma Dante questo vuole, che il lettore se ne renda conto e abbia una reazione negativa. Io mi ricordo che i miei allievi, quando lo presentavo, si sentiva male, ecco, di fronte a questa realtà. Allora, il disprezzo, infatti, e l'impietosità
segni di chiusura di cuore che Dante dimostra nei confronti dello spirito, che tuttavia non accetta, diceva, la provocazione, cerca di salire sulla barca. Quando sta per salire Virgilio, lo respinge via costà con gli altri cani. È orribile anche questo. Presenta Dante un modello secondo cui l'ira non sarebbe un vizio, e invece lo è. Mi dispiace per quanto... Noi siamo in fase di trasformazione. Sì. Allora, tra l'altro, questi atteggiamenti di disprezzo da parte di Dante, appunto, lungi dall'essere redarguiti da Virgilio, come ci si dovrebbe aspettare, essendo egli una guida al recupero della razionalità, sono al contrario sostenuti da un atteggiamento altrettanto sprezzante. V'ho detto, non solo vi accostà con gli altri cani, ma in questo modo, dopodiché, abbraccia Dante e gli dice: benedetta colei che in te si incinse per esserti comportato così con questa persona che fu uno schifo d'uomo, eccetera, eccetera. Allora, tant'è che Dante a questo punto, con l'approvazione del maestro, gli chiede, dice: ho un desiderio di vederlo attuffato in questa broda prima di uscire dalla palude stita. E infatti questo sentimento di odio, che è una vibrazione negativa caricata appunto dell'ira proveniente dall'ambiente, questo sentimento di odio suo e di Virgilio, cosa comporta? Che venga recepito anche dagli altri erosi che sono meno evoluti di Filippo Argenti, e che gli saltino addosso straziandolo addirittura. E dirà appunto Dante che verrà straziato mentre il povero uomo, scusate, ormai spirito, si volvea coi denti dentro, non reagisce, insomma, cerca di sopportare. Questo ci segnala che ormai è già pronto per uscire dall'inferno. Questo grave, quindi, cedimento comunque dovuto alla chiusura del cuore non sarà certo senza conseguenze. Infatti, giunti subito dopo alla città di Dite, perché la palude Tigia circonda la città di Dite, giunti lì e scaricati da Plejas, all'interno della quale appunto espiano le loro colpe gli spiriti che hanno ceduto alle tentazioni, come dicevo prima, dei vizi di testa, acidia, perché nella palude Tigia noi abbiamo acidiosi e irosi caldi, cioè impulsivi. All'interno della città di Dite, vizi di testa, quindi acidia, era fredda, invidia e superbia. Allora, in tutte le loro molteplici manifestazioni, pensiamo appunto che, non so, la zona dell'invidia è divisa in sette zone, quella della superbia prima, la chiamo così, insomma quella del cerchio ottavo in dieci zone, quattro zone, la superbia seconda, per cui quella della zona dei traditori, pertanto è analizzata in tutte le sue componenti complessissime. E per poter comprendere tutto ciò all'interno della città di Dite, occorre una mente molto desta e sveglia. Con la chiusura di cuore questo non avviene, perché chiudendo il cuore si chiude anche la mente. E infatti Virgilio che fa? Una volta che tenta di entrare nella città di per la porta della città di Dite, si vede parare davanti più di 1000 diavoli, i quali gli fanno cenno di voler, lui fa cenno anzi ai diavoli, di voler parlare con loro separatamente, segretamente. Dante ha terrore, dice: qua mi lasci solo, non ti preoccupare che so il fatto mio, dice Virgilio, no? Perché avendo indurito il cuore, cosa è emersa? La superbia, che è faciloneria e superficialità, e quindi è convinto, siccome io sono un poeta razionalista, eccetera, eccetera, di poter sconfiggere questi quattro imbecilli di diavoli che tutto sono fuori intelligenti. E invece le cose vanno diversamente, perché anzi, quando Virgilio fa cenno di voler parlare segretamente con loro, i diavoli sono ben contenti. Dico: anzi, se ne vada via Dante, se ne torni da solo sulla terra. E Dante ha il terrore, no? L'obiettivo è di separare, fuori di metafora, intelletto da ragione, onde poter così evitare che l'intelletto veda, capisca e riferisca in terra quello che ha visto. Cosa fanno i diavoli? Gli chiudono a Virgilio la porta in petto, dice Dante, non dice in faccia, perché il petto è la sede del cuore indurito, e quindi resta mortificato. Infatti se ne deve tornare indietro dicendo: chi m'ha negato le dolenti case?
sta a pensare questi cretini a me che sono un genio, no? E sta di fatto che gliel'ha negata. E quindi dice però arriverà uno spirito celeste ad aprire le porte. Infatti arriverà un messo celeste. E però prima che arrivi Virgilio ha un momento di titubanza e dice ma deve arrivare il tuo spirito a meno che, ma poi si riprende su e dice no, me l'ha detto questo viaggio, ma è destinato in cielo, quindi me l'ha detto un tal persona, si riferisce a Beatrice, e quindi, però Dante immediatamente si sente disorientato da questa titubanza, no? E quindi il rapporto comunque diventa subito fra di loro più teso e sbilanciato. Virgilio, quando Dante lo vede così, appunto, titubante, ha timore che non conosca la strada, no? Per raggiungere il fondo dell'inferno, e indirettamente se ne informa. E Virgilio capisce, dice, sta tranquillo che io sono già stato giù in altri tempi e quindi non hai motivo di preoccuparti. Però riusciti ad entrare con l'aiuto del messo celeste, cosa vedono? Dei sepolcri infuocati, dai quali emergono duri lamenti. Dante chiede quindi a Virgilio chi siano le anime che si lamentano così con i sospiri dolenti, e Virgilio risponde un po' evasivamente. La domanda di sapere chi siano gli spiriti l'ha sempre fatta Dante, no? Anche nel Cerchio dei Lussuriosi, addirittura Virgilio elenca e dice Dante più di 1000 spiriti, oltre a quelli famosi a noi noti. No? Qui invece è evasivo, e gli dice qui ci sono solo gli eresiarchi con i loro accoliti, e Dante si scoccia, no? Ma e cosa fa? All'inizio del decimo canto, lo vediamo, manifesta tutta la sua insofferenza. No? Ora sembra per un segreto calle, lo mio maestro, tra il muro della terra dei martiri, lo mio maestro e io dopo le spalle, come diva in che posizione mi ha messo, no? Che è la posizione giusta del discepolo, ma non l'accetta perché ha visto, ha colto nel maestro delle debolezze che non avrebbe dovuto manifestare. Dopodiché, appunto, poi gli dice... Che gli fa sempre Dante al maestro, dice ma tu mi fai girare come a te piace, o virtù somma che per gli empi giri mi fai girare come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei desideri, gli dice, no? Seccato. E allora Virgilio naturalmente dice la gente che per il sepolcro giace potrebbe si vedere, sono già scoperchiati, non ci sono custodi, e perché non posso parlare. Ha intenzione di parlare in particolare con uno spirito che vedremo essere Farinata degli Uberti, però, e Virgilio ha capito, tuttavia rimane molto male, molto disorientato da questo atteggiamento di insubordinazione, di bassa stima del maestro, del discepolo, e pertanto gli risponde in modo non congruo, perché è stato emotivamente turbato, e poi gli dice tuttavia che presto sarà soddisfatto nei suoi desideri, in particolare il desiderio di parlare con uno spirito, quel desiderio che gli ha taciuto. E Dante gli risponde, gli ribatte, ho taciuto solo perché tu più volte mi hai detto di tacere. Vuole avere l'ultima parola. E dopodiché si interferisce in questo alterco fra Dante e Virgilio, Farinata degli Uberti, che essendo oneroso, freddo, approva questa ribellione, no, del discepolo nei confronti del maestro, e infatti gli dice che ha parlato in modo onorevole, no? Mentre invece è disonorevole, chiaramente. Comunque non entra nel merito perché purtroppo il tempo è tiranno, e quindi Dante, appunto, dicevamo, dopo il colloquio tutt'altro che disteso con Farinata degli Uberti, prima di scendere nel cerchio successivo, dal quale proviene un orribile puzzo, Virgilio gli dice che è meglio fermarsi per adattare un attimo l'olfatto a questo puzzo e poi potremmo non aver riguardo più adesso. E Dante che fa? Gli dà l'ordine sul da farsi. Allora dice, cerca qualche compenso, insomma, a questo tempo, in modo tale che non vada perduto. E Virgilio, scocciato, gli risponde, vedi che a ciò penso. Dopodiché
gli presenta tutta la struttura dell'inferno in modo molto schematico. È significativo perché lo schematico è freddo, no? È rimasto irrigidito da questo atteggiamento e comportamento di Dante. In ogni caso, e Dante lo coglie ovviamente, no? In questa irritazione del maestro, che appunto dalla risposta che gli ha dato, e pertanto cerca di ricomporre il rapporto, restituendo a Virgilio il ruolo di maestro e a se stesso quello di discepolo. Quindi gli pone una domanda volutamente di estrema ingenuità, diciamo così, per non dire stolta, ma per far capire, insomma, tant'è che Virgilio ha modo di sfogarsi contro di lui e di premettere alla risposta una osservazione aggressiva, no? E gli dice, infatti, dov'è la testa? Io ho parlato, non ti ricordi anche di quello di cui tratta Aristotele, che tu, la tua etica, l'etica nicomachea che tu conosci così bene, e che invece che tratta appunto le distinzioni tra i vari gruppi di vizi. E poi, dove hai la testa? Non dice, la tua mente dove altrove mira? Sei distratto rispetto a quello che ti ho detto. E Dante è contento perché ha fatto la figura del cretino, in modo tale che il maestro possa così compiacersi della situazione. E quindi dentro in ognuno di noi c'è un pezzo di Dante e un pezzo di Virgilio. Quando scaviamo in noi stessi, quando cerchiamo di risalire, cioè quando ci diciamo no, ma guarda che no, aspetta, fermo un attimo, cioè c'è tutto questo gioco che si riflette. Ma sicuramente, perché ripeto, anche nel Don Chisciotte del Cervantes, che presenta il rapporto Sancho Don Chisciotte, che è un rapporto sempre dice po' maestro, si presentano analoghe situazioni proprio, perché sì, quando si creano queste situazioni, i modi per rimediare solitamente sono questi. Infatti Dante poi ha così creato l'occasione per una lode sperticata nei confronti del maestro, sproporzionata all'entità della risposta, che è normale, o sol che sani ogni vista turbata. È adulatoria, no? Al fine che il maestro si compensi, si senta tranquillizzato, restituito nel suo ruolo, e che quindi tutto possa procedere come prima. Però siccome la lode non è informata d'amore, bensì è di testa, chiaramente Virgilio lo coglie e non si restituirà subito il rapporto. Quindi continua a non aprire Virgilio il cuore alla sensibilità, come avviene per esempio nella Selva dei Suicidi, dove invita Dante a staccare un rametto delle frasche per capire se i lamenti vengono da spiriti nascosti fra gli alberi oppure no, e Dante esegue, ma naturalmente lo spirito si lamenta terribilmente, e Virgilio, anziché assumersi la responsabilità, la scarica su Dante dicendo: se lui avesse potuto credere prima a quello che io avevo nella mia opera segnalato, si riferisce al terzo libro dell'Eneide, in cui Enea, arrivato sulla spiaggia, cerca di divellere un ramo e lo spezza, esce sangue, e poi dopo escono lamenti, è lo spirito di Polidoro incarcerato nell'arbusto che purtroppo che racconta, dice: vattene di qua, perché qua io fui ucciso dal cognato Polinestore per impossessarsi del mio oro. E infatti Virgilio è anche quel punto, fin dove porti tu esecranda farne dell'oro. Dante poi, nella zona successiva, che è impregnata di vibrazioni irose, cui entrambi sono sensibili, non è la zona dell'ira in particolare, si tratta della siamo sempre nella zona dell'invidia, che è divisa in sette zone, cioè manifestazioni in sette vizi capitali nell'ira, e quindi si tratta degli irosi per invidia, no? Allora, cosa fa? Alla richiesta di sapere chi è quel grande che non pare curarsi delle falde di fuoco che lo colpiscono, premette un'osservazione maligna nei confronti di Virgilio, provocatoria anche, gli dice: maestro, tu che vinci tutte le cose, fuor che i demonduri che ci si pararono davanti all'ingresso della porta, non gliel'ha ancora perdonata, no? E probabilmente non gli ha perdonato neanche il fatto di aver scaricato sul groppone la responsabilità della,
di aver spezzato il rametto, insomma. E quindi vi lascio immaginare Virgilio come la prende, insomma. Però, fatto e dotto dalla precedente esperienza, non manifesta, non esplode, no, in ira. Però rimane malissimo, perché è chiaramente segno di ingratitudine, questa malignità, insomma, no? E quindi, tra l'altro, Edotto non vuol mostrarsi vulnerabile alla malignità, rispetto alla malignità, e quindi deve mostrarsi superiore all'allievo, ma riversa la sua ira sullo spirito, che è quello di Capaneo, che per essere uno spirito arrogante si presta anche, e quindi sfoga su di lui la propria ira. Poi fa un bel sorrisetto a Dante, no, per fargli capire che adesso è tranquillo nei suoi confronti, e quindi gli, la domanda chi è quello spirito, risponde in modo generico, contraddittorio e ripetitivo, cioè non dice niente, il che vuol dire, segnala proprio il fatto che politichese ha tagliato il canale comunicativo, è rimasto fermo giustamente da questa malignità. Dante capisce, no? E quindi quando i giuri giungono a un fiumicello di sangue, che Virgilio segnala a Dante come la cosa più notevole fra quelle che gli ha dimostrato, e usa il termine dimostrato e non puramente mostrato, per fargli capire che lui come maestro dimostra, non si limita a mostrare, il Dante, avendo colto il messaggio sotteso alle parole di Virgilio, lo prega che gli allargisca il pasto di cui gli ha allargito il desiderio. Con ciò, assumendo l'atteggiamento di umiltà, di preghiera, la preghiera è umiltà, proprio dell'allievo che riconosce al maestro la sua superiorità, in quanto in possesso di conoscenze che all'allievo mancano. E come in canto undicesimo, anche qui pone a Virgilio delle domande non meno ingenue, per non dir di più, per presentarsi a lui come un allievo a tal punto bisognoso del suo aiuto da non essere neanche in grado di districarsi nelle questioni più banali, più scontate, più semplici, insomma. In modo tale che Virgilio ne è a tal punto gratificato nel suo bisogno, che è una debolezza, il suo bisogno è generoso di comportarsi da maestro, ma è una debolezza in quanto bisogno, di essere riconosciuto appunto e stimato e amato come maestro, che anziché evidenziare a Dante la sua distrazione, come ha fatto nel canto undicesimo, scende sul suo terreno e gli risponde. Ma su una domanda che non c'entrava niente, no? Gli avrebbe dovuto dire, ma te l'ho spiegata adesso, come mi fa una domanda del genere? Non ha senso. E invece dice sì, adesso lo troverai, la domanda di Dante, ma questo fiumicello com'è che non l'ho visto prima? Dice sì, perché tu hai girato a tondo, scendendo, però non hai compiuto i 360 gradi ancora del cerchio, pertanto non l'hai ancora visto. Non sta in piedi, insomma. E infatti i commentatori non capiscono mai il senso della risposta, che trova giustificazione solo in questo disorientamento psicologico da parte di Virgilio. Allora, così Dante ottiene il risultato cercato. Da questo momento in avanti non metterà mai più in discussione il rapporto fra sé e Virgilio, per aver sofferto egli stesso, per aver inferto sofferenza al maestro. E d'ora in avanti, non che le intemperanze di Virgilio vengano meno, anzi, però le accetterà e non reagirà mai più. Dunque, Virgilio troverà modo a sua volta di proteggerlo, lo proteggerà quando sul groppone Gerione scenderanno all'ottavo cerchio, e Dante si subordinerà sempre ormai alla volontà di Virgilio, riconoscendolo come maestro, così come Virgilio si renderà disponibile alle esigenze di Dante, se conformi a volontà di conoscenza, riprendendolo quando dal suo punto di vista cederà le debolezze dell'animo. Così in Inferno XIX, quando dal ponticello in pietra che sovrasta la terza boggia, l'ottavo cerchio è diviso in bogge o sacche, sovrastate da ponticelli a raggiera, che a raggiera proprio lo coprono tutto, quindi
quando vede appunto nella terza bolgia che è cosparsa di buchi, delle gambe guizzanti perché i dannati hanno la pianta dei piedi infuocata, e ne vede uno che guizza più degli altri, quindi che evidentemente soffre più degli altri avendo i piedi più infuocati, Dante chi sia quello che guizza appunto più degli altri. Si tratta di papi simoniaci, cioè che hanno venduto i beni spirituali, tipo la vendita delle indulgenze, no? Hanno fatto mercato delle cose spirituali. E quindi Virgilio dice, guarda, se vuoi ti accompagno giù e parli direttamente con lui e lui ti chiarirà i suoi torti, no? E Dante risponde, tanto me bel quanto a te piace. Tu sei signore e sai che non mi parto da tuo volere, sai quel che si tace, come dire, decidi. Infatti, dopo aver ascoltato le malefatte del Papa, gli riversa addosso un'invettiva furente proprio, che animato proprio da ira, no? Che anziché ottenere il disappunto di Virgilio, trova il compiacimento. Perché anche Virgilio è inclinato all'ira. L'unico dispiacere che ha di non avergliele cantate lui, queste cose, no? E quindi però esprime contentezza nel voto, soddisfazione perché il suo allievo ha realizzato sostanzialmente il suo desiderio. E mentre Dante nel canto successivo a vedere la pena degli indovini dei maghi che hanno il voto girato dalla parte della schiena e che piangono angosciosamente, anch'egli preso d'angoscia si mette a piangere, Virgilio gliene canterà di tutti i colori, ritenendo la pietà, che invece è un bel sentimento, una debolezza, no? E perché gliele canta? Perché aveva accumulato a sua volta l'ira nel canto precedente e trova la via di sfogo in questo canto. Pertanto si adira perché dice che non si deve avere pietà nei confronti degli scellerati che hanno preteso di sottomettere il giudizio divino alle loro arti magiche, e Dante, anziché ribellarsi, dice, guarda, i tuoi ragionamenti per me sono, mi danno tanta fede che non ho dubbio, e gli altri sarebbero carboni spenti in confronti. Poiché tuttavia la chiusura del cuore comporta anche, come avevamo detto, la chiusura della mente, sempre per il fatto che la sensibilità è la componente fondamentale dell'intelligenza, quando giungeranno poi nella bolgia dei barattieri, i cui custodi sono dei diavoli con degli arpioni uncinati, insomma, e il diavolo Malacode dichiarerà loro che il ponticello che sovrasta la bolgia successiva è crollato, ma che ce ne sono degli altri, per cui se vuole gli dà una scorta di 10 diavoli che l'accompagnano al successivo, Dante capisce dall'espressione del volto dei diavoli che è il caso di non fidarsi, ma Virgilio invece non comprende, pertanto dice sta tranquillo che tanto lo fanno per gli lessi dolenti, quindi perché i dannati sono immersi nella pece bollente. Finché nuovamente sollecitato da Dante, anche egli concorderà con i suoi timori, e quando i 10 demoni saranno per ghermirgli, l'amore che lo lega al suo discepolo, perché l'amore poi la costante al di là di tutti questi battibecchi, la costante del loro rapporto, emergerà in tutta la sua protettività, afferrerà Dante, e dice Dante come una madre che sente l'incendio, il rumore dell'incendio, e quindi vestita solo una camicia prende, afferra il figlio e fugge via con lui, insomma avendo più cura di lui che di sé, e ci volerà nella bolgia seguente, che è quella degli ipocriti. Quando poi avrà parlato con due frati bolognesi e quindi chiederà a uno di questi se c'è un passaggio per accedere alla bolgia successiva, il frate gli dice che in quella bolgia sono crollati tutti, quindi l'unico passaggio è salire sul ponte crollato e portarsi sull'argine. Virgilio commenta, dice, ma allora Malacoda mi ha raccontato una balla, insomma. L'ipocrita, no, il frate, gli dice, ma io senti dire già Bologna era città dotta, quindi con molti studi di teologia nei conventi, no? Ho sentito dire a Bologna del diavolo vizi assai, tra i quali che è bugiardo e padre di menzogna,
gli dà del cretino, insomma. Come dire, non c'è bisogno di fare profondi studi di teologia per arrivare a questa conclusione. Per cui Virgilio, turbato un poco d'ira del sembiante, se ne va a larghi passi e l'ira l'ha accumulata, la deve sfogare adesso, no? Quindi, quando nel successivo canto Dante offre effettivamente occasione di riprovero, perché si è soffermato ad ascoltare la lite fra due dannati, Virgilio addirittura gli dice che per poco non si azzuffa con lui, tanto è indignato di questa situazione, tant'è che Dante vorrebbe scusarsi, ma gli si paralizza la parola e Virgilio si rende conto di aver esagerato, no? Per cui gli dice, stai tranquillo che poi la cosa non è poi così grave, insomma. E infatti, risalita poi la costa, Dante a un certo punto avrà un po' di fiato sospeso, insomma, e quindi Virgilio lo riprenderà dicendo che è un poltrone, meglio che si scontrisca, perché sennò non si raggiunge la fama. Quindi continua a redarguirlo, ma sono strumenti per caricare i propri accessi di ira. Dunque, in un'altra boggia, è appunto quella appunto degli scismatici, vede si sofferma a guardare e sta per piangere, Virgilio subito interviene dicendogli, ma cosa è successo? Ma perché ho visto un mio parente e mi dispiace che stia qua, sostanzialmente. No? Virgilio dice, non ti preoccupare, tanto ti ha additato col dito in modo minaccioso. E Dante lo giustifica ancora dicendo, ma forse il fatto che non sia stato vendicato gli ha creato questo, diciamo, malessere nei miei confronti. E lì finisce il discorso, però ha avuto Dante l'ultima parola. Non voleva sopraffare il maestro, voleva semplicemente giustificarsi. Ma, appunto, ecco qua che Virgilio, appunto, glielo farà notare, glielo farà pagare. Dunque, d'ora in avanti, comunque, dopo questi ultimi sfoghi di ira, compreso quello in cui sembrava che si volesse azzuffare con lui, il maestro, che si è palesemente reso conto dell'errore, che vuole compensare nei fatti, non si scusa perché ritiene evidentemente una debolezza scusarsi, mentre debolezza è il contrario, sarà sempre gentile, affettuoso e protettivo col discepolo. All'approssimarsi al pozzo di Cocito, quando Dante in distanza scambia i giganti per torri, quando scambia i giganti appunto per torri, Virgilio gli dirà, ma guarda che la distanza, poi è buio, si tratta di giganti. E poi la propria carica aggressiva di ira la riversa sul gigante Nembrotto, che parla in modo incomprensibile, dandogli dell'anima confusa, dell'anima sciocca, e mentre invece al gigante Anteo si rivolgerà in termini molto adulatori, al fine che li prenda, soprattutto per Dante lo fa, e li deponga gentilmente al fondo della ghiaccia, fornendo tuttavia un esempio non bello al discepolo, che se ne servirà infatti, perché quando urterà uno spirito della ghiaccia e questo gli chiederà, ma perché mi fai del male così, gli dirà, beh guarda, se vuoi che io ti nomini, ti metto fra le note tutte le cose che ho notato appunto in questo viaggio, e l'altro dice, ma io voglio esattamente il contrario. E allora la ferra per la cuticagna, come dice, o mi dici il tuo nome o ti strappo tutti i capelli. E l'altro, beh, li puoi strappare tutti, ma non te lo dico, finché uno dietro dice, ma stai zitto, bocca, che stai già rotto. E allora quindi viene a sapere chi sia, però in modo indiretto. Quindi anche egli si è servito dello strumento adulatorio, che non è un bello strumento, per raggiungere il suo scopo. E così anche quando nella zona successiva alla richiesta di un dannato che è in posizione supina e che piange perché tutti sono pentiti, il ghiaccio gli si ferma, gli opprime i globi oculari, chiede di essere liberato, no? E gli dice, se mi dici il tuo nome ti libero. L'altro glielo dice e poi non lo libera e commenta, e cortesia fu lui essere villano, che questa è la cosa che lascia malissimo, lo tradisce, insomma. È nella zona dei traditori, respira quell'aura e lo tradisce. Allora, una volta usciti dall'inferno, la vita in purgatorio è molto più semplice.
il approdati sulle spiagge appunto dell'isola del Purgatorio. Virgilio per prima cosa lava il viso di Dante per purificarlo da ogni traccia di sudiciume ed egli stesso, ormai privo di ogni tensione emotiva che gli procurava l'angoscia delle genti, perché qua le genti, intanto i tormenti sono molto meno dolorosi e soprattutto sono accettati consapevolmente dagli spiriti, dunque non ha più necessità di chiudere il cuore e pertanto è sempre può svolgere più serenamente e più pienamente il proprio compito di guida e rasserenare così anche il proprio guidato. Quando infatti riprenderà il discepolo, come avviene in terzo canto, che vedendo l'ombra sua proiettarsi e non vedendo proiettata quella di Virgilio teme di essere stato abbandonato, Virgilio chiarirà gentilmente che essendo privo del corpo l'ombra non la può proiettare e che quindi si tranquillizzi. E così quando in purgatorio, in una situazione successiva, gli farà notare Dante che se va così di fretta lui non riesce a seguirlo perché appunto essendo dotato di corpo ha ancora i limiti dell'umano e quindi ha bisogno di respirare, Virgilio lo invita affettuosamente a tirarsi su un balzo poco più su e Dante, animato da questa affettuosità e gentilezza, riesce a raggiungerlo. Quando appunto nel canto quinto si volgerà ad ascoltare degli spiriti che hanno notato che egli proietta l'ombra e se ne meravigliano, insomma, che ci dice una situazione analoga al canto 24esimo, all'inferno 30esimo, dove ha tentato di ascoltare la lite, Virgilio se l'era mangiato vivo, no? Qui invece dice no, non ti preoccupare di quello che qui si bisbiglia, perché se tu aggiungi pensiero a pensiero, il secondo pensiero allenta la tensione del primo e quindi ti distoglie dall'obiettivo sostanzialmente. Allora, parallelamente a questo mutamento di tono che corrisponde ad un mutamento di vibrazione emotiva, Dante cercherà sempre di colloquiare al fine di apprendere, non di riequilibrare i ruoli, perché ormai sono già riequilibrati, di apprendere dalla bocca del maestro. In Purgatorio 15esimo gli chiede un chiarimento su un'affermazione fatta dallo spirito di Guido del Duca, in 17esimo, non potendosi procedere perché avanza la notte, chiederà quale offesa si purghi nel giro dove si trovano, aggiungendo se i piedi stanno, non stia a tuo sermone, quindi parla. Ma gli ha chiesto prima un chiarimento e poi l'ha invitato a chiarirglielo. Ora, diversamente da quanto era avvenuto in inferno, dove invece aveva dato l'ordine al maestro, lui, discepolo, di occupare il tempo in modo proficuo, no? Quando si erano fermati per adattare lo spazio, insomma. Fra maestro e discepolo la sintonia diventa sempre maggiore e così la dolcezza comunica. Finché giunti in paradiso terrestre e compiuta la missione, Virgilio dichiarerà che ormai egli è giunto in un luogo dove di per sé non è più in grado di discernere e invita Dante, ormai non più discepolo, ad andare fra le erbette, i fiori e gli arbusti, insomma gli arboscelli, in attesa dell'arrivo di Beatrice. Quando infatti ella arriverà dentro una nuvola di fiori, generando in Dante una violenta emozione che vorrebbe comunicare a Virgilio, volgendosi non lo trova più. E dice infatti che tutte le bellezze e le dolcezze del purgatorio non valsero a frenare le sue lacrime e per la separazione dal suo, lo definisce, dolcissimo padre, che, visto ed elaborato ciò che a Dante, ma non solo a lui, anche a lui stesso, nonché allo spirito di Stazio che lo accompagnava, è stato presentato, e vinto finalmente il suo pessimismo, perché è sempre convinto di dover rimanere di gloria e poi tornare in inferno, è andato ormai nella dimensione che Beatrice gli aveva prospettato, quando gli aveva detto, quando sarò dinanzi al Signor mio, di voi mi loderò sovente a lui. Che senso ha un'affermazione del genere? Sono per dire, guarda che missione ha compiuto e adesso allora liberiamolo dai limiti, che in realtà sono limiti che gli stesso si è posto. E quindi appunto se n'è andato nella dimensione che Beatrice deve aver prospettato. Qui concludo, spero di aver chiarito a sufficienza la centralità di questo rapporto fra i due discepoli, Dante e Virgilio,
centralità del rapporto che è fondamentale, insomma, a mio giudizio, insomma, per chi la commedia la voglia leggere attentamente e comprendere i suoi messaggi, e quindi centralità di un rapporto che nelle sue pieghe psicologiche Dante ha presentato sommamente. Dante, il grande Dante, il grandissimo Dante.